Tanta guarda per tutti ragazzi, io sono Chuck di GameEmpire.it e siamo qui oggi in questo nuovo episodio di Games News, la rubrica che vi tiene aggiornati sulle notizie più interessanti della settimana videoludica appena trascorsa. Direi di iniziare subito con la prima news. Dopo l'annuncio alle 3 2014 se ne è parlato davvero poco, ma finalmente arrivano nuove e scottanti notizie su Rainbow Six Siege. Pare che la componente multiplayer online del titolo stia per entrare in fase closed alpha. Questo significa che alcuni fortunati potranno mettere le mani sul gioco tra pochissimo tempo. L'alpha però, ricordiamo, è aperta al territorio americano ed europeo, ma purtroppo riguarda solo la versione PC. Il firmware 2.50 di PlayStation 4 è in fase di beta testing, infatti alcune feature sono già trapelate in rete. Troveremo infatti una modalità sospendi e riprendi delle nostre applicazioni in background, un backup completo dei nostri dati e applicazioni su device esterni, il menu del tasto PS completamente ridisegnato e molto altro. Nonostante Uncharted 4 a Thief's End non avesse ancora una data d'uscita ufficiale, si sperava di vederlo nei negozi entro fine 2015. Purtroppo non sarà così, Sony ha annunciato infatti lo spostamento della data d'uscita alla primavera 2016. Con altri mesi extra a disposizione faremo in modo che Uncharted 4 superi le aspettative dei giocatori. Queste le parole di Bruce Straley e Neil Druckmann di Naughty Dog. Sono arrivate finalmente le tanto attese rapine online di GTA V. Il DLC Heist infatti è finalmente disponibile al download su console next gen e old gen. Su PlayStation 4 l'aggiornamento avrà un peso di 4,75 GB rispetto ai 4,2 di Xbox One, mentre per le console old gen avrà un peso di 1,2 GB. Vi ricordiamo inoltre che la patch andrà ad aggiungere non solo le rapine, ma anche nuove attività, obiettivi giornalieri e trofei. E anche questo episodio si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e sia stato interessante. Vi invito come sempre a lasciare un like e un commento qua sotto e di passare anche dal nostro canale Game Empire TV. E se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi al canale di Uagna. Qui è Chuck, un saluto a tutti, ciao!